atei studiano molto la nostra religione per combatterla. Perché non la studiamo noi cattolici per difenderla? Alberto Hurtado riprendeva una frase detta nel suo tempo da Papa Pio XI, il quale diceva che ci tocca vivere nella epoca più difficile della storia, e questo è soprattutto applicato alla nostra fede. Noi vediamo che nel nostro tempo gli attacchi contro la fede sono sempre più violenti, più forti, più frequenti. Abbiamo constatato anche nelle diverse parrocchie, parlando con i parroci, che molti giovani buoni che vogliono vivere in grazia di Dio non hanno la formazione necessaria per affrontare le difficoltà, non hanno la formazione necessaria per rispondere a tutte le obiezioni contro la loro fede. Tra l'altro, gli stessi giovani dicono di trovarsi come da soli, vanno a scuola e nessuno condivide la loro fede, come se fossero degli estranei, lo stesso anche purtroppo dalle volte nelle loro famiglie, tra i parenti. Loro, essendo decisamente cattolici, non sanno come affrontare questa situazione. Ed è perciò che noi abbiamo avuto questa iniziativa di creare veramente un ambiente di riflessione della fede, di trovare le fondamenta della nostra fede per poter rispondere a tutte le obiezioni. Si può amare ciò che non si conosce, quindi per amare Dio bisogna conoscerlo. Bisogna imparare a difendere la famiglia e la vita umana. Ci si gioca, si diverte, si è andati nel lago, si fa di tutto, si ride. Non mi aspettavo una cosa così tanto grande. Chi non conosce la fede, la perde. Ho imparato tante cose nuove e ho fatto molte amicizie. E formazione, divertimento. Su internet uno può trovare tantissimo materiale dove si spiega la non esistenza di Dio per promuovere l'ateismo. Bene, molto di più dovremmo dedicare il tempo noi cattolici a difendere l'esistenza di Dio, a difendere i diritti di Dio nella società. Il punto, diciamo, che mi interessava di più era quello sulla bioetica, che mi ha aiutato tantissimo. Lo scopo principale di queste giornate di formazione è quello di creare proprio un gruppo di giovani convinti della loro fede, che non solo sappiano rispondere agli attacchi, non solo sappiano difendersi, ma che proprio abbiano l'iniziativa di proporre agli altri la fede cattolica, che con il loro esempio siano capaci di trascinare anche gli altri, e che siano giovani anche che si preparino spiritualmente per questo scopo. Che abbiano una spiritualità anche forte, tramite soprattutto la pratica di esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, che questa spiritualità solida li porti anche a fare atti di carità verso il prossimo, verso chi ha più bisogno, i poveri, gli ammalati, tramite la testimonianza soprattutto della gioia cristiana sappiano trascinare gli altri giovani. Mi hanno obbligato a venire qua, pensavo che era una noia, poi invece mi sono divertito. Gavião da minha foice não pega pinto, também a mão de pilão não joga peteca. O cabo da minha enxada não tem divisa, as meninas dos meus olhos não tem boneca. Vogliamo quindi invitare tutti i giovani a partecipare, tutti i giovani che vogliono avere basi solide della fede che professano, che vivono,
vogliamo incoraggiare anche tutti i parroci che sicuramente per trascinare i giovani nella loro parrocchia, per avvicinare i loro giovani, avranno bisogno dell'esempio di altri giovani, che questi giovani vengano a formarsi qui perché la loro testimonianza in parrocchia sia ancora più profonda, più forte, più radicale, e anche invitare i genitori a incoraggiare ai loro figli a partecipare di queste giornate di formazione che vogliono essere un'occasione forte di riflessione, di preghiera e di condivisione della propria fede con altri giovani. Bisogna venire qui per sapere cosa sono le giornate. Vieni, perché è un'occasione straordinaria, davvero, da non perdere, assolutamente utilissima.